Cari fratelli e sorelle, avete mai sentito un brivido improvviso, come se qualcuno vi sfiorasse delicatamente la spalla? O forse avete percepito una presenza amorevole accanto a voi nei momenti di solitudine? Quante volte vi siete chiesti se i vostri cari defunti siano davvero lontani, o se, in qualche modo misterioso, siano ancora vicini a voi? Oggi voglio portarvi in un viaggio straordinario, attraverso testimonianze incredibili di santi e mistici che hanno avuto esperienze dirette con le anime del purgatorio. Queste storie non solo ci aprono gli occhi su ciò che accade dopo la morte, ma ci mostrano anche come possiamo aiutare queste anime e come, a loro volta, esse possano intercedere per noi. Immaginate di poter tendere una mano ai vostri cari defunti, alleviando le loro sofferenze e accelerando il loro ingresso nella luce eterna. Immaginate di poter ricevere da loro segni d'amore e protezione. Non è un'idea meravigliosa? Eppure, questo legame tra noi e le anime del purgatorio è più reale di quanto pensiamo. Nel corso dei secoli, molti santi e mistici hanno avuto visioni e incontri con le anime del purgatorio. Queste esperienze ci offrono uno sguardo unico su questa realtà spirituale. Santa Caterina da Genova ci racconta nel suo Trattato sul Purgatorio che le anime sono immerse in un fuoco d'amore. Non è un fuoco che distrugge, ma che purifica. Le anime soffrono perché desiderano ardentemente Dio, ma sanno di non essere ancora pronte per la sua presenza. Padre Pio da Pietrelcina, il santo con le stimmate, aveva frequenti visite di anime purganti. Una notte, mentre pregava in chiesa, vide un giovane frate che spolverava l'altare. Sorpreso, gli chiese chi fosse. Il frate rispose di essere un'anima del purgatorio e che stava scontando una pena per aver trascurato quell'altare quando era in vita. Chiese a Padre Pio di pregare per lui. Dopo aver offerto messe e preghiere, Padre Pio ebbe la consolazione di vederlo ascendere al cielo. Santa Faustina Kowalska, conosciuta come l'Apostola della Divina Misericordia, ebbe una visione del purgatorio in cui vide le anime in uno stato di grande sofferenza, ma allo stesso tempo piene di speranza. Scrisse nel suo diario: «Le anime soffrono intensamente, ma la grazia di Dio le sostiene. Pregano ferventemente, ma senza poter aiutarsi da sole. Solo noi possiamo alleviare le loro pene con le nostre preghiere». Ma come ci contattano queste anime? Spesso lo fanno attraverso piccoli segni che possono facilmente passare inosservati se non siamo attenti. Ricordo la storia di una donna che, dopo la morte improvvisa del marito, iniziò a trovare monete in luoghi insoliti della casa. Ogni volta che era triste o preoccupata, appariva una moneta sul suo cammino. Convinta che fosse un segno, iniziò a pregare per suo marito. Con il tempo, la sua tristezza si trasformò in pace, sentendo che le sue preghiere avevano aiutato il marito a trovare la luce. Le anime del purgatorio non possono aiutarsi da sole. Hanno bisogno delle nostre preghiere, delle messe offerte per loro, delle opere di carità compiute in loro nome. Questo non è solo un atto di misericordia, ma un modo per rafforzare il legame d'amore che ci unisce. Possiamo aiutarle recitando il rosario o preghiere specifiche per le anime del purgatorio. Far celebrare messe per i defunti è il dono più grande che possiamo offrire. Offrire atti di bontà in loro nome e approfittare delle indulgenze plenarie offerte dalla Chiesa, specialmente nel mese di novembre dedicato ai defunti. Non pensate che sia un rapporto a senso unico. Le anime del purgatorio, una volta giunte in paradiso, diventano potenti intercessori per noi. Santa Teresa d'Avila diceva: «Ho sempre ottenuto più grazie dalle anime del purgatorio che dai santi del cielo». Una mia amica mi raccontò di aver pregato intensamente per un parente defunto. Un giorno, trovandosi in una situazione difficile, sentì una presenza rassicurante accanto a lei. Poco dopo, la situazione si risolse in modo inaspettato. Era convinta che fosse l'intercessione del suo caro ormai in paradiso. Un tema ricorrente nelle esperienze dei mistici è l'importanza del perdono. Maria Simma,
una mistica austriaca del XX secolo, racconta di aver incontrato un'anima che soffriva enormemente perché, in vita, non aveva perdonato un'offesa ricevuta. Solo attraverso le preghiere e l'atto di perdono da parte della persona offesa, quell'anima poté trovare pace. Questo ci insegna che il rancore non solo avvelena la nostra vita, ma può avere conseguenze anche nell'aldilà. Perdonare è liberatorio, per noi e per gli altri. Il purgatorio non è un luogo di punizione, ma di purificazione. È l'ultima tappa prima di entrare nella gioia eterna. San Francesco di Sales lo descrive come una dolce sofferenza, perché le anime sanno di essere destinate alla felicità eterna. Vivere come se Dio non esistesse, ignorando le sue leggi d'amore, ci allontana dalla grazia. Il materialismo, l'egoismo, l'orgoglio, sono ostacoli che possono avere ripercussioni dopo la morte. Santa Veronica Giuliani ebbe visioni di anime che soffrivano per aver sprecato la loro vita in cose vane. Questo ci ricorda l'importanza di vivere con consapevolezza, cercando ciò che è veramente essenziale. Come possiamo essere più aperti alla presenza delle anime? Ecco alcuni suggerimenti. Iniziamo a frequentare i sacramenti, specialmente la confessione e l'Eucaristia. Preghiamo attentamente, perché mantenere un dialogo costante con Dio apre il cuore alle realtà spirituali. Stiamo attenti ai segni, perché a volte piccoli eventi possono essere segnali della loro presenza, e coltiviamo la carità. Un cuore aperto all'amore è più sensibile alle necessità altrui, comprese quelle delle anime. Non restiamo indifferenti. Possiamo fare la differenza nella vita delle anime e, allo stesso tempo, arricchire la nostra. Visitiamo i cimiteri, un gesto semplice ma potente, specialmente nel mese di novembre. Offriamo sacrifici. Piccole rinunce quotidiane possono essere offerte per le anime. Condividiamo queste verità. Parliamo con amici e familiari dell'importanza di pregare per i defunti. Ai giovani che ci seguono, non pensate che queste siano storie per persone anziane o per chi è vicino alla morte. La realtà spirituale riguarda tutti noi, indipendentemente dall'età. Siete il futuro della Chiesa e del mondo. Coltivate la vostra fede, siate curiosi, cercate la verità. Troverete una gioia che niente e nessuno potrà togliervi. Cari amici, la vita è un dono prezioso. Ogni giorno è un'opportunità per amare, perdonare e avvicinarci a Dio. Le testimonianze dei santi e dei mistici ci mostrano che non siamo soli in questo cammino. Le anime del purgatorio ci tendono la mano, desiderose di essere aiutate e pronte ad aiutarci. Non lasciamo che questa opportunità passi invano. Iniziamo oggi stesso a pregare per loro. Offriamo una preghiera, una messa, un atto di carità. E quando sentiremo quel leggero sussurro nel cuore, sapremo che non è un caso, ma un segno d'amore che attraversa il tempo e lo spazio. Non dimentichiamo che siamo tutti parte di una grande famiglia, quella dei figli di Dio. Le nostre azioni, per quanto piccole, possono avere un impatto enorme. Scegliamo di essere luce nel mondo, testimoniando l'amore e la misericordia divina. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate e condividete le vostre storie. Non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Insieme, camminiamo nella fede e nella speranza. Che Dio benedica tutti noi.